Ecco qua. Speciale. Ciao a tutti, oggi farò una ricetta per pizza alla pala. Ingredienti: 650 g di farina 00 e 100 g di farina tipo 1 per dare un po' di gusto. Inseriamo 3 g di lievito fresco di birra e facciamo amalgamare per qualche secondo. Io sto usando una farina fredda da frigorifero per evitare che durante l'impastamento si surriscaldi troppo. Dopodiché andremo a inserire il 70% di acqua, quindi 700 g di acqua naturale fredda da frigorifero, mi raccomando, dato la stagione estiva, meglio utilizzare prodotti freddi. La inseriamo un po' per volta e impastiamo fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Quando vedete che l'impasto diventa omogeneo e le pareti sono asciutte, possiamo inserire 22 g di sale.
Io di solito le inserisco il sale dopo 5-6 minuti di impastamento. E ultimate con la restante acqua, sempre aggiunta a filo. Quella luce che vedete è la luce di un termometro a infrarossi che utilizzo per controllare la temperatura dell'impasto, che deve girare tra i 25 e i 26 gradi, di più preferisco di no. Dopo aver inserito tutta l'acqua, aumento un po' la velocità e lascio girare. Come vedete, le pareti della vasca sono ben asciutte, l'impasto è omogeneo e possiamo dire che è pronto. Tocco per conferma, non si appiccica alle mani, quindi significa che l'acqua è stata inserita perfettamente. L'impasto è pronto, come vedete il glutine si è formato, molto resistente. Adesso lo stacco e lo metto sul piano da lavoro. Io ho cambiato il gancio, dal gancio sono passato alla foglia. Quando uso alte datazioni mi viene difficile impastare col gancio, quindi uso la foglia che assorbe meglio. Anziché impasta meglio. Adesso lo andremo a modellare. Faremo giusto qualche piega. E poi lo metteremo in frigo. L'impasto è ben formato, resistente. Facciamo qualche piega di rinforzo. Adesso lo lasceremo riposare sul piano da lavoro coperto dalla stessa ciotola per un'ora e faremo una piega ogni mezz'ora. Come vedete è ben liscio e privo di grumi. Ci vediamo tra mezz'ora. Ecco dopo la prima mezz'ora come si presenta, più rilassato. Molto liscio, luminoso e privo di grumi. Adesso faremo un paio di pieghe e poi lo lasceremo riposare di nuovo per un'altra mezz'ora. L'impasto è burro, visto che non si attacca alle mani. Questo significa che abbiamo impastato correttamente. L'acqua l'ha assorbita alla grande. Lo modelliamo. Più riposa e più risulterà liscio l'impasto. Ok, adesso lo lasceremo riposare per un'altra mezz'ora a temperatura ambiente e via. Seconda mezz'ora. Facciamo un'altra piega che sarà l'ultima.
Burro totale. Ragazzi, è burro questo impasto. Morbidissimo. Allora, io adesso, dopo aver fatto la piega, lo metteremo in frigo per 24 ore. Nella parte più bassa io la metto a 4 gradi barra 5 e lo lasceremo riposare, anzi a maturare. Si va di frigo per 24 ore. A domani. Dopo le 24 ore, triplicato. Adesso lo andremo a fare le palline, pezzature da 200 grammi. Questa è una pezzatura da 200 grammi per una mini pala. Portiamo tutte le estremità al centro. Chiudiamo bene senza far fuoriuscire l'aria e poi capovolgiamo. Vi potete anche aiutare con della farina, eh? Se invece volete fare una pizza tonda, questo è uno dei tanti metodi di formatura. Spingo la parte bassa verso l'alto, formando una pallina. E modellate. Questa è una pallina da 250 grammi. Adesso andrò a fare una seconda lievitazione chiamata a pretto. Allora, in cucina ci sono dai 26 ai 27 gradi, quindi la lascerò lievitare per 2 ore, non di più. Dopodiché si va di forno. Stendo la pizza, io mi aiuto con della semola rimacinata e una teglia. Uso la semola perché in quanto più grossa si stacca subito dalla pizza, in cottura non si brucia, quindi non diventa cancerogena. Parto dall'esterno verso l'interno molto delicatamente. Per chi utilizza il forno di casa, può impostare il forno alla massima temperatura statico, posizionando la griglia nella parte più alta. Quindi la prima cottura la deve iniziare nella parte bassa del forno a contatto diretto, mettendo la pizza su un foglio di carta da forno. Dopodiché può ultimare la cottura nella parte più alta. E la cottura va in base al peso dell'impasto. Quindi iniziate la parte più bassa del forno, ultimando la parte alta a contatto diretto con le resistenze.